Innanzitutto volevo ringraziare appunto il direttore Bullo per, oltre a aver svolto l'intervento che era in programma, no, di apertura dei lavori, l'indirizzo e la partecipazione della Regione Siciliana a questa la strategia di cui si parla oggi, la strategia marina, la scelta di avere subito fatto un'informazione pubblica su una questione che viene posta all'attenzione dell'opinione pubblica, giustamente, e ho apprezzato molto anche la chiarezza delle sue dichiarazioni. Per confermarvi lo svolgimento dei lavori secondo quello che è il programma che avete trovato in carpetta, con qualche piccola dimenticanza che cercherò di colmare, e siamo nel rispetto dei tempi, tutto sommato neanche la mezz'ora canonica di ritardo abbiamo, quindi procederemo con la descrizione, l'illustrazione del percorso istituzionale di attuazione della strategia marina che farà il dottor Marcello Banzica Lamanna, dirigente del Dipartimento Ambiente. Poi seguirà la dottoressa Irene Di Girolamo del Ministero dell'Ambiente sul percorso tecnico per la definizione dei programmi di monitoraggio della strategia marina. Queste informazioni costituiscono la base conoscitiva e informativa sulla quale poi si svilupperà la tavola rotonda coordinata e moderata dal plurimenzionato professore Franco Andaloro, che come avete capito non sono io, sono dello di Chiara, responsabile per la comunicazione di ARPA Sicilia, visto che non me l'ho presentato prima. E allora ancora buon pomeriggio a tutti, buon lavoro, la parola a Marcello Banzica Lamanna.